biodiversità, la ricchezza della vita sul pianeta Terra, indispensabile per la nostra stessa sopravvivenza, è purtroppo messa a rischio da numerose attività umane. Tra queste, l'agricoltura intensiva industriale sta avendo impatti devastanti. Viceversa, un'agricoltura sostenibile che non usa pesticidi o eccessi di fertilizzanti può essere un incremento a livello locale alla biodiversità, creando ambienti di transizione tra zone naturali e zone antropizzate dove trovano casa centinaia di specie uniche. Ci troviamo nell'azienda agricola biologica Ostimarco, ritenuta idonea nel 2016 da parte dell'WWF a essere OSE affiliata, proprio per le caratteristiche di ricchezza di biodiversità e la presenza dell'orso bruno. L'azienda ha puntato molto sulla diversificazione produttiva, essendo un'azienda biologica, ha cercato di diversificare su specie tipo melo, pero, albicocco, noce, ritenute opportunamente adatte per la coltivazione. In questi anni di attività agricola in azienda è cambiata molto anche la presenza faunistica. Questa presenza faunistica ha dato opportunità all'orso bruno di insediarsi, di essere molto presente in azienda, così come volpi, così come tanti altri animali, specialmente volatili, tipo gheppio, tipo poiana, l'airone cenerino e tanti altri animali, diciamo, anche a livello di mustelidi. Insieme al team WWF Italia, WWE Rainforest Connection, metteremo a comparazione l'impatto sulla biodiversità fatto tra terreni a coltivazione biologica rispetto a terreni a coltivazione tradizionale. Il sistema che verrà impostato si occuperà di creare una rete di sensori che poi raccoglieranno dati che serviranno per la localizzazione delle specie animali e per la catalogazione dei dati raccolti ai fini di analisi che avvengono all'interno di una piattaforma specifica. Il dispositivo Edge è composto da una scheda di registrazione dati e da una batteria che permetterà il funzionamento durante tutto il periodo di monitoraggio. Una volta raggiunto il periodo di scaricamento della batteria, la scheda verrà rimossa, i dati verranno salvati su un PC e poi caricati all'interno di una piattaforma online che si chiama Arbimon. All'interno della piattaforma sono state sviluppate algoritmi di intelligenza artificiale che, opportunamente allenati, permetteranno l'identificazione dei suoni che provengono dal panorama sonoro dell'oasi. Il progetto Guardiani della Natura, nato dalla collaborazione tra WWF Italia, Huawei e Rainforest Connection, che sfruttando la tecnologia cerca di conservare al meglio il nostro patrimonio naturale, quest'anno si focalizzerà proprio sugli ambienti agricoli. Quindi abbiamo selezionato 8 oasi, dalle Alpi alla Sicilia, in cui andremo a confrontare quello che sono i valori di biodiversità attraverso indagini bioacustiche all'interno delle oasi in aree agricole gestite con metodo biologico rispetto ad altre aree gestite con metodo tradizionale a poca distanza dalle stesse oasi, per confrontare i valori e capire come la nostra agricoltura del futuro potrà essere sempre più sostenibile in linea con le esigenze della natura e delle persone.